Allora, Cedric, prima domanda che voglio farti dopo la conferenza Microsoft qui alle 3, che peso specifico secondo te hanno nella futura strategia di Xbox, anche per quello che sai un po' da insider, Scarlett e invece il progetto xCloud? Allora, diciamo che la strategia in senso più largo è stata spiegata ed è stata introdotta già negli anni precedenti. Questa strategia sostanzialmente è di mettere l'utente al centro di tutta la strategia, di dire il giocatore è il punto focale della nostra strategia e andiamo a lavorare per dare lui la porta d'ingresso che vuole e l'esperienza che decide in base ai giochi che vuole giocare, migliore per lui. Quindi tu hai i contenuti, questo quindi in base a dove ci giochi, su console, su PC, e poi c'è anche uno sguardo molto importante sulla tecnologia del futuro, e questo è fondamentale, è il nostro ruolo di costruttore, di guardare anche quello che la tecnologia ti permette, e c'è la necessità di avere ancora più potenza, andare ancora più in là di quello che oggi abbiamo con Xbox One X, e di conseguenza Scarlett è stata costruita con questo pensiero di rispinge ancora più i limiti di quello che è la tecnologia oggi, andare in 8K a 120 frame secondi, però allo stesso modo c'è l'utente che non ha una console ed è oggi noi con tutta la nostra strategia di acquisizioni di contenuti e di creazione dei contenuti bisogna rivolgersi anche a questi utenti che non hanno delle console, e da lì il progetto xCloud che risponde anche a un cambio di modo di fruire videogioco. Di conseguenza Scarlett sarà l'esperienza flagship massimo tecnologicamente parlando, cloud invece andare a toccare chi oggi non ha una console e chi non vorrà acquistare una console ma comunque vuole accedere ai nostri contenuti, e poi invece tutta la strategia di creazione di contenuti esclusivi, di creazione di contenuti nuovi, innovativi, con le nuove storie, nuovi studios. Quindi la strategia è molto chiara e è molto interessante, perché alla fine è tutto per il gamer. Il gamer è in mezzo a tutto e si gira intorno in base ai contenuti, la piattaforma e ai fan con cui vuoi giocare. Ottimo. Un'altra cosa che è stata sicuramente uno degli highlights più importanti della conferenza di ieri e che ci ha stupito un po' tutti è il pricing del nuovo Xbox Game Pass Ultimate, e come appunto offra sia stato non solo un unicum proprio come servizio, una sorta, l'abbiamo rinominato il Netflix dei videogiochi, che quindi offre ai giocatori un nuovo modo di approcciarsi al mercato gaming, quindi non con il singolo, con l'acquisto del singolo gioco, ma con una fruizione più capillare, più estesa. Così lo fate su console, su PC, e date anche l'accesso a Xbox Live, quindi la possibilità di giocare online, tutto in un pacchetto che ha un costo davvero irrisorio rispetto a quello che sarebbe il singolo prezzo. Sì. Questa strategia appunto da dove parte, come nasce? Questo parte da... Allora, ci sono diversi modi. Il mondo dei videogiochi è una delle industrie più innovative in termini tecnologici, ma anche nei modi di consumo. I modi di consumo stanno cambiando, c'è chi vuole comprare il gioco e continua a comprarlo, ma c'è chi anche invece vuole scoprire e vuole essere un po' più suggerito nei propri contenuti. Quindi Xbox Game Pass, lo vediamo, noi adesso ha un anno e mezzo di vita, ma un anno in cui abbiamo messo tutte le esclusive dentro, e vediamo che chiaramente c'è un aumento del numero di giochi giocati del 40%. Un utente scopre dei generi, dei giochi che non avrebbe fatto prima. Questo rispondeva anche al mondo console, però c'è la stessa constatazione esiste sul mondo PC, sempre secondo la logica di cui ti parlavo prima, sul consumatore, il gamer in mezzo a tutta la strategia. Quindi andare anche ad offrire lo stesso servizio per il mondo PC rispondeva a questa volontà di dare al più gran numero di persone la possibilità di giocare ai nostri contenuti PC. E poi c'è una sovrapposizione di questa utenza e di conseguenza la volontà di dare un servizio all you can eat a un prezzo chiaramente molto aggressivo in Europa, sono 12,99 euro, e questo è un risparmio del 45% rispetto all'acquisto singolo dei tre servizi, per cui è chiaramente la volontà di dare al più gran numero la possibilità di scoprire tutti i contenuti che vengono creati. Per me che vengo da questo mondo del gaming, sono 13 anni che vivo in questa industria, è proprio questa la bellezza. Noi creiamo un sacco di contenuti,
anche con l'acquisizione dei nuovi studios che sono venuti a riempire Xbox Game Studios, la volontà è di far scoprire al più gran numero tutti questi contenuti e chiaramente portare il più gran numero di giocatori sulla piattaforma. Per cui è una strategia che è molto chiara, che è molto efficace anche per l'utente, perché gli dà un enorme vantaggio: gioca più giochi, spende meno e può spendere più tempo anche nella scoperta di nuovi contenuti. Ecco, parlando proprio invece degli studios e delle acquisizioni, insomma, questa campagna di acquisizioni abbastanza massiccia che Microsoft ha portato avanti, abbiamo visto alla conferenza i primi lavori che alcuni dei nuovi studi all'interno di Xbox Game Studios hanno proposto, che usciranno già per Xbox One. Possiamo invece aspettarci quindi un'altra ondata bella massiccia, perché sono 15, se non sbaglio, adesso gli studi in totale. Adesso sono, se non sbaglio, 13. Allora, diciamo che fare un contenuto, un gioco, sì, un'altra ondata massiccia arriverà per Scarlet, quindi sulla nuova ondata. Questo io non ho informazioni esattamente sulla roadmap di uscite, però è chiaro che fare dei videogiochi è un percorso molto più lungo rispetto a del passato, anche perché le tecnologie oggi che abbiamo a disposizione sono molto più potenti, la risoluzione, la necessità di andare molto più in là nella scoperta dei mondi, dei personaggi, delle storie, necessita un tempo di sviluppo. Quindi è chiaro che oggi iniziano a vedere delle cose con Bleeding Edge che arriva velocemente, però è chiaro che tutti gli altri studios che sono stati integrati o costituiti come Iniciativa Santa Monica arriveranno progressivamente sulle piattaforme. Però è quello che ti dicevo, la volontà di creare contenuto esclusivo sulle piattaforme è stata molto chiara già dall'anno scorso e si concretizza anche quest'anno con una nuova acquisizione. Ottimo. Faccio una domanda un po', come dire, insidiosa. Con appunto queste che sono le nuove strategie, ne abbiamo parlato prima, Scarlet da un lato e xCloud dall'altro, Microsoft va a rivaleggiare in un certo senso con un'arma in una mano e con un'arma nell'altra con PlayStation 5 e Stadia. Secondo te quale può essere la partita più difficile da portare a casa o quella più impegnativa? Io non la vedo così, nel senso che il fatto che ci siano dei nuovi ingressi di aziende della tech che entrano in questa industria è un bene per la nostra industria, nel senso che questo dimostra che il mondo del gaming è molto dinamico e molto, molto interessante. Di conseguenza questo lo vedo come un'opportunità per tutti noi gamers e come aziende di questa industria. Io guardo invece a quello che fa Microsoft. Negli ultimi anni è stata molto innovatrice in termini tecnologici. Se guardiamo la Xbox One S All Digital, la Xbox One X, la retrocompatibilità, tutti questi elementi sono venuti a nutrire il catalogo e l'evoluzione tecnologica. Allo stesso modo, guardare nel futuro significa anche prendere un impegno sulle nuove tecnologie, e noi che abbiamo, sono 20 anni che Microsoft in questa industria ha la credibilità e anche i contenuti per esserci, di conseguenza porta avanti anche tutta questa strategia console, perché la strategia, cioè l'esperienza gaming console rimarrà quella flagship, quella numero uno, la top, perché se tu hai una macchina come Scarlett che ti permette di andare quattro volte più, di darti quattro volte più potenza della One X oggi, hai veramente dietro una spinta tecnologica. Allo stesso modo, andare a vedere quello che è xCloud e l'evoluzione del cloud gaming, questo è il nostro dovere, anche grazie al fatto che noi comunque come azienda dietro abbiamo tutto il sistema Azure e tutto l'investimento sul cloud che ti permette di essere unicamente posizionato per portare avanti questa rivoluzione tecnologica. Quindi io la vedo veramente più in casa nostra, abbiamo questa volontà di spingere le barriere del gaming di oggi, sia sul mondo console con Scarlet, sia sul mondo cloud gaming con xCloud, e poi noi abbiamo anche tutti i contenuti che vengono a nutrire queste innovazioni, per cui è un bel momento per questa industria, con dei nuovi ingressi, con dei player tradizionali tra virgolette, se vogliamo, però è veramente un bel momento per questa industria. Ultima domanda, ancora più insidiosa di quella precedente: avresti qualcosa da dire a un po' a schiera di haters che sul web sono un po' detrattori della conferenza Microsoft, che a noi invece è piaciuta molto, è stata assolutamente spettacolare, piena di contenuti, ma c'è spesso questa parte di detrattori?
Diciamo che la costruzione di una conferenza parte da lontano e non è un esercizio facile, perché quando hai una storia così ampia da raccontare, così tanti contenuti da raccontare, chiaramente qualcosa devi lasciare, anche perché chiaramente noi abbiamo una storia gigante da fare. Il partito preso era di dire: vogliamo mostrare tantissimo contenuto, e secondo me ci siamo riusciti. 60 giochi sono stati mostrati, di cui 14 che entrano poi su Game Pass. Abbiamo parlato anche di Elite 2, quindi anche questo è passato come contenuto, magari non tanto ripreso, però comunque è stato annunciato anche questo. Abbiamo dato uno sguardo un pochino più concreto sulla parte di evoluzione tecnologica, sia con xCloud. Abbiamo anche annunciato il console streaming, che era una cosa che non è stata raccontata prima, di conseguenza anche su quel pezzo tecnologico abbiamo dato un pezzo in più, che è un elemento molto interessante anche questo, il console streaming, che ti permette di avere la tua piattaforma, se tu non sei a casa, sei totalmente da un'altra parte, avere la tua console che fa da server, quindi allarghi la raggio d'azione della tua console. Questo è un pezzo tecnologico molto interessante, sì. E in più sei andato a guardare quello che è il futuro anche in termini di piattaforme, per cui il mio parere non si fa mai l'unanimità, perché ed è giusto che ognuno possa avere dei pareri propri. Però se lo si guarda un pochino oggettivamente, abbiamo veramente dato tantissimo contenuto, abbiamo dato tantissimo sguardo sulla strategia, e una chiarezza di esposizione che secondo me è molto importante. Poi è chiaro, un pochino più di gameplay di Gears può essere, ci sta, però allo stesso modo Gears è giocabile sullo showcase, c'è un percorso di avvicinamento al lancio che arriverà molto veloce, di gameplay ne vedremo tanto. Il partito preso era far vedere il più gran numero di giochi possibili, il più gran numero di contenuti tecnologici, console hardware e accessori, per cui ecco, io penso che abbiamo fatto un'ottima presentazione da un punto di vista dei contenuti. Ottimo, grazie mille. Figurati. Okay.